correre a fare un passo e poi un altro. E un po' alla volta prendere coraggio. E non aspettarti il tappeto rosso, ma molte buche e qualche bel sasso. E arriveranno da ogni dove, perché chi va piano mal sopporta chi fa meno delle cinture. E certo, potranno anche farci del male e riempirci di botte. Ma per noi che andiamo forte, lo sfregio è arrivare alla fine sani, mica la morte. Correre è la voglia che devi avere di stare in piedi, sempre e comunque. Che seduti si sta solo al cesso. E lo so che stai bene lì, signorino, comodo e al caldo. Ma alza il culo, perché il mondo va preso di petto. E con lo sguardo fisso e fiero guarderemo sempre avanti. Perché a noi nessuno, fidati, potrà mai fermarci. Perché di schivare gli ostacoli non abbiamo nessuna voglia. Li abbattiamo tutti insieme e un giorno questa sarà storia. Ma solo per voi che avete bisogno di una memoria, non per chi è come me e per la gente che sogna. Perché di ricordarmi chi ero ieri, no, non mi importa. Di sapere chi sono oggi, beh, è una bella domanda. E domani, a domani ci penserò un'altra volta. Per ora ti dico che non voglio né mete né destinazioni. Non è importante sapere quando il viaggio è iniziato, ma sperare solo che non debba mai finire. E a te che ancora non ti fidi, dico che forse, non lo sai, ma sei attaccato a dei fili. E l'unico modo per poterti staccare è fare un bel salto, per scoprire così che sapevi già volare. Hai imparato a farlo metro dopo metro, anno dopo anno, e col cielo a un palmo di naso te ne sei finalmente reso conto che è di correre, che è di correre che hai bisogno. Siamo rientrati in diretta, Radio Roma Futura, e questa è la prima puntata della rubrica del podismo. Insieme a noi in studio abbiamo Pino D'Egidio e Mario Moretti dell'Atletica Collatina. Allora, partiamo da questa trasferta a Rimini che farete il 16 e il 18 maggio. Questa trasferta a Rimini è ovviamente, oltre che essere anche, immagino, una bella esperienza di turismo, di attività... diciamo collegata alla cultura eccetera, poi c'è l'evento sportivo. Esatto. Quindi Pino, che cos'è questo evento allora, sportivo? Allora, diciamo che intanto noi come affiliazione alla CS siamo riconosciuti anche per eventi culturali e turismo. Sì. Quindi noi abbiamo organizzato, questo è il terzo anno consecutivo che organizziamo un pullman per fare questa trasferta che è sportiva culturale, e quindi partiremo venerdì 16 da Roma. Okay. E strada facendo ci fermeremo subito dopo il Gran Sasso, andremo a visitare un santuario che è molto conosciuto, che è il santuario di San Gabriele, che sta ai piedi del Gran Sasso, precisamente isola del Gran Sasso. Poi ci fermeremo in un buon ristorante, certo, a Cupra Marittima, che faremo una bella mangiata di pesce. E poi raggiungeremo Rimini e sì. Alloggeremo in un albergo sì. A 3 stelle, dotato di massimi comfort. Sono camere con aria condizionata, frigo, cassette di sicurezza, televisore, palestra, tutti hanno la TV, uh-huh. Vasca idromassaggio, rete wifi gratis e ottima cucina soprattutto. Certo, certo. E andremo proprio in un albergo scelto perché
I proprietari di questo albergo sono due runner, moglie Ah, e marito, esatto, ecco la motivazione. esatto, che ci fa piacere. Comunque i dettagli di questo albergo sono reperibili sul sito nostro Sì, dell'Atletica Collatina. ricordiamo atleticacollatina.it. Alla Trovate tutto sezione quanto turismo. quello che vi serve delle informazioni e ovviamente per questa cosa la sezione turismo trovate la Ecco. trasferta sportiva, E culturale, abbiamo quindi. parlato di venerdì, che è la passeggiata. Poi il sabato invece andremo sulla parte culturale. Ok. Andremo a visitare Gratara, Sì. famosissima perché La Dante è lì, storia la di storia di Paolo e Paolo e Francesca Francesca. riportata da Dante Esattamente. e così via. E pomeriggio, dopo che siamo rientrati in albergo, abbiamo fatto un laudo Sì. pranzo da atleti, perché pranzo a base soprattutto di carboidrati, perché Indubbiamente. apposta i titolari dell'albergo sono specializzati per questo. Andremo a visitare anche San Marino, che è una meta che ormai tutti gli anni la facciamo e che i partecipanti ci tengono In modo in modo particolare. particolare a rivedere e a Ok. ritornarci. La sera faremo una cena degli sportivi, perché Certo. ci dobbiamo preparare il giorno successivo, che dobbiamo fare questa mezza maratona che partirà alle ore 9 Sì. dal centro di Rimini a Piazza Cavour. È una bella gara che si snoda per le vie di Rimini. Poi la sera, dico il pomeriggio, verso dopo pranzo, verso le 15, faremo ritorno a Roma. E per quanto riguarda appunto questa manifestazione Extra Rimini, Sì. ci colleghiamo con uno Sì, degli adesso faremo organizzatori, esattamente, così ci facciamo spiegherà un questo attimino collegamento. i Io volevo dettagli. chiedervi a tutte e due, intanto com'è diciamo la partecipazione, cioè se c'è stata una buona richiesta di partecipazione. Poi la Sì. domanda è questa: possono partecipare solamente i soci o gli iscritti alla Atletica Collatina oppure No, qualsiasi possono runner? partecipare qualunque persona di qualunque società che è disposta a venire insieme a noi a fare questa gita. Ma anche chi non Tra corre. l'altro, oltre alla mezza maratona, ci sono gare non competitive di 10 km, 5 km e una passeggiata di 2 km dove partecipano Bellissimo. molti bambini, soprattutto perché 2 km un bambino Certo. ce la fa. I 5-10 km sono già un po' più impegnativi, però essendo non competitiva non serve essere tesserati con delle Ecco, società, questo è quindi non importante, bene. serve, diciamo, il certificato medico e Benissimo, tutto. benissimo. Bene, ecco un'altra cosa, Sì. è che noi questa trasferta la facciamo proprio con lo spirito con il quale è nata l'Associazione Atletica Collatina, senza scopo di lucro. Bravissimi, Noi, ricordatelo questo, esatto, sempre. il costo di questa trasferta è 170 euro, che comprende quindi 3 giorni e 2 notti, con due giorni e 2 notti a pensione completa, più c'è un pranzo al ristorante di Cupra Marittima, quindi proprio il costo è È quello. all'osso. Ci sono ancora 3-4 posti, 4 posti disponibili. Se qualcuno Certo, può partecipare, ecco, basta che si diciamolo. collega sul sito, ci sono tutti E trova anche le indicazioni indicazioni. e può mandare al numero del tuo cellulare che c'è scritto oppure in un'email a degidiopino@libero.it oppure mario@mariomoretti.it. Ricordiamo il sito atleticacollatina.it. Allora, io direi di mandare uno stacco musicale e poi vediamo se riusciamo a fare questo Il collegamento collegamento telefonico con Rimini. con Rimini. Perfetto, perfetto. Allora, i nostri, ecco, ci prepariamo.
e passerò attraverso i muri di una realtà che dice no. In nome dell'amore per tutti i miei giorni più scuri risplenderò. Io sono un runner e corro veloce nel vento, anche se il vento a volte mi sposta di un po', ma con tutta la sete di vita che ho dentro di me, io non mi arrenderò. Perché sono un runner e gioco la mia sfida nel tempo. Corro più forte di tutta la mia malinconia, che come calamita tenta di tirarmi indietro. Ma io resisterò. Ed è per questo che credo ancora e la mia fede più forte ora. Se mi fossi lasciato fermare dalla mia ombra non sarei libero. Ma io sono un runner e corro veloce nel vento, anche se il vento a volte mi sposta di un po', e con tutta la sete di vita che ho dentro di me, io non mi arrenderò. Pronto, buongiorno, sono collegato con Maurizio Bedetti. Sì, giusto, bene. Maurizio Bedetti. Bene, io sono Pino D'Egidio, sto qui con Mario Moretti. Volevamo parlare un attimino, già abbiamo accennato qualcosa della mezza maratona Stra-Rimini 2014, volevamo alcune notizie. Allora, intanto spiegaci il percorso di che si tratta. È un percorso come se è un percorso pianeggiante o sì, ci sono degli ostacoli? Innanzitutto quest'anno il percorso è totalmente nuovo, l'abbiamo fatto tutto nuovo, è pianeggiante e sono 21 km la classica mezza maratona, 97 metri e parte dal centro della città, poi tocca un po' tutte le zone caratteristiche di Rimini, va sul lungomare, arriva alla Darsena e poi va a Rimini Nord e ritorna passando dal ponte di Tiberio, attraversando tutta la città per arrivare di nuovo in piazza Tre Martiri. Sì, senti, allora da quello che capisco non passiamo più all'interno dell'aeroporto di Rimini. No, quest'anno non si passa più all'interno dell'aeroporto di Rimini e abbiamo deciso, siccome è il 30° anniversario e si è chiuso un ciclo, adesso quest'anno è il 31° e abbiamo pensato di rifare tutto nuovo. Benissimo, benissimo, anche perché all'interno dell'aeroporto ricordo benissimo che con tutti quei pollini di pioppi che si sollevavano era un piccolo, era un po' problema di respirazione che era. Comunque meglio così. Bravo, c'era anche quel problema lì. Senti, però noi abbiamo già detto che sono previste anche delle gare e corse non competitive dove possono partecipare anche atleti non tesserati, vero? Verissimo, ci può fare persino la mezza maratona non competitiva, ma poi abbiamo anche una 10 km che per buona parte ripete il percorso della mezza maratona, poi c'è la 5 km che è una passeggiata
che arriva sul lungomare e rientra attraverso i parchi, e abbiamo una 2 chilometri che è specifica per i bambini delle scuole, parte all'interno di Rimini e poi